sono uno spaccato di come la Cina parla e di come la Cina pensa. E qualcuno dice che noi siamo pensati, siamo parlati dalle parole, no? Noi troviamo il linguaggio come qualcosa che sta lì prima che noi arriviamo. E questo è vero quando è la nostra lingua madre, che è quella che noi impariamo, ma è ancora più vero, ne abbiamo ancora di più la percezione quando si tratta di una lingua straniera che noi impariamo quando siamo già adulti. Abbiamo proprio la percezione di trovarci di fronte a questo corpus, a questo monolite di parole in cui dobbiamo immergerci. E in questo il mandarino, detto da chi sta provando, ha provato un pochino a studiarlo, è particolarmente ostico. È veramente una sorta di edificio che all'inizio si presenta inaffrontabile. E poi soprattutto, ed è una cosa che loro descrivono nella prefazione del libro, c'è un mandarino che noi impariamo nelle scuole, negli istituti Confucio, all'università. Poi, una volta passati gli esami, usciamo per strada e capiamo di non sapere nulla, di non aver imparato la lingua che la Cina parla veramente. E loro hanno fatto, quello che poi molti di noi non fanno, cioè si sono immersi in questa lingua. Sono passati dal mandarino accademico che si impara nelle scuole, nelle università, sui libri, agli istituti Confucio, si sono immersi nel mandarino di strada, cioè si sono immersi nella cultura cinese e nella vita della Cina. E riemergendo da questa esperienza hanno portato fuori questo bellissimo libro, condividendo un po' di quello che hanno scoperto insieme a tutti noi. E condividendolo con noi. Allora io inizierei chiedendo sia a Jacopo che a Antonio da dove nasce non solo il libro, ma prima ancora il loro blog Abicina, da dove nasce l'idea di raccogliere queste espressioni e quanto ha a che fare con quella cosa di cui parlavo prima, cioè la sensazione che una volta imparato il cinese ufficiale, bisognasse iniziare a imparare tutto un altro cinese per vivere effettivamente in Cina. Jacopo, vuoi iniziare tu, poi Antonio. Sì, allora innanzitutto di nuovo ciao a tutti, grazie per averci qua. Allora vorrei proprio, bellissima presentazione Filippo, è stata veramente, ha colto proprio appieno un po' tutto quello che è stata l'idea del libro, anche di essere abbastanza leggeri, non volere fare il libro accademico. E infatti parte tutto dalla copertina che è un bellissimo beige in bikini, quindi non ci prendiamo sul serio mai. Com'è nata? L'idea è esattamente quella, che io sono venuto la prima volta a Pechino nel 2009 e dopo 3 anni che studiavo cinese all'Università Ca' Foscari di Venezia, arrivo e mi trovo in una situazione in cui non so, diciamo, so parole come investimento internazionale, joint venture, investire nel capitale azionario e non so dire, per esempio, chiedere il conto al ristorante. Questa è stata, una cosa che mi ha colpito molto, appunto, fin dal febbraio del 2009, prima volta che mi trovo a Pechino e che mi sono sempre portato dietro. E un giorno, pensandoci e discutendone con Antonio, è proprio saltata fuori l'idea di dire: dobbiamo accorciare la distanza fra il cinese accademico che impariamo all'estero e il cinese invece di tutti i giorni. È chiaro che veniva difficile pensare fare una rubrica in cui si insegnava il cinese, diciamo, normale, cioè tra virgolette normale, nel senso quello proprio che veramente usi tutti i giorni, come appunto andare a fare la spesa, chiedere il conto, chiedere le indicazioni per strada, perché in ogni modo magari è un qualcosa che è vero che magari non studi sui libri in Italia, almeno all'inizio, però non è neanche una cosa secondo noi così interessante o così inarrivabile. Invece ci siamo trovati con tante parole che venivano utilizzate giornalmente e che abbiamo pensato potevano essere interessanti perché proprio inusuali. E poi dire che insomma abbiamo iniziato con tante parole non è neanche così vero, perché abbiamo iniziato con una parola che noi citiamo spesso, che è Bao Biao, e a parte quella poi l'abbiamo scritta, l'abbiamo fatta, abbiamo detto ok, molto bello, ma adesso che cosa facciamo? Vogliamo farla questa rubrica? Cosa faremo settimana prossima?
E lì è stata un po' questa tensione del non sapere poi più cosa fare che ci ha portato a andare a ricercare più proattivamente quelli che erano termini che potevano essere interessanti e poi pubblicarli sul blog. Quindi è nata proprio da un'esigenza personale da chi ha vissuto la Cina, vive ancora in Cina e che nonostante abbia studiato il cinese all'estero si è trovato proprio con questo scoglio tra quella che è la teoria e la pratica. Antonio, tu te la ricordi il primo momento in cui hai pensato «Dio, non ho imparato davvero nulla del cinese, devo rimparare tutto»? Mi ricordo che ero a una festa, ero già da un anno e più in Cina, ed ero a una festa a casa di quello che sarebbe stato poi il mio coinquilino, e eravamo praticamente io, lui, e poi praticamente c'erano solo cinesi, cinesi della mia età, che erano però fuori dal contesto universitario a cui ero abituato, o da quello lavorativo, e mi ricordo che queste persone stavano scherzando e ridendo tra di loro, usando delle parole che mi sembrava di non aver mai sentito. In quel momento mi sono reso conto veramente di aver imparato il cinese che mi serviva in determinati luoghi. Cioè, praticamente andavo in ufficio, sapevo che parole usare e capivo tutto. Andavo all'università, studiavo, capivo le lezioni, anche abbastanza difficili, di relazioni internazionali, spiegate magari anche con un accento del sud, però poi mi trovavo in un ambiente con delle bottiglie di birra e dei ragazzi e non riuscivo a capire su cosa scherzassero queste persone, e lì mi sono, cioè comunque cercavo di mantenere sempre un atteggiamento attento nell'apprendimento della lingua, diciamo tendere l'orecchio verso tutto ciò che era sconosciuto. Però ancora non avevo capito questo meccanismo per cui se non ci si immerge effettivamente in molti ambiti della vita, nella cultura cinese e nella lingua, poi quello che si impara rimane in un certo senso settoriale. E da lì in poi comunque mi sono spinto, anche grazie alla collaborazione con Jacopo, a colmare questo gap e andare a fare proprio ricerca anche in camera mia da solo, anche su internet, su questi termini che sentivo, sul modo di parlare, e ovviamente cercando anche soprattutto di immergermi sempre di più in situazioni in cui non ero a mio agio dal punto di vista linguistico per abituarmi a questa cosa e cercare di carpire il più possibile. Poi ovviamente noi con Abicina abbiamo iniziato nel 2014, però la rubrica cinese da strada l'abbiamo aperta nel 2016, quindi già dopo un po' di tempo vissuto sempre in Cina, perché comunque ci vuole un po' di tempo anche per rendersi conto di queste cose e avere un livello di proficiency della lingua che ti permetta anche di fare magari quel salto un po' in avanti. Però proprio come volevamo spingere noi stessi a imparare sempre cose nuove e parole nuove che fossero proprie della vita cinese colloquiale, delle relazioni interpersonali cinesi, e anche spingere i nostri lettori a fare la stessa cosa, magari anche da prima rispetto a quanto abbiamo fatto noi, e quindi spronare appunto tutti gli aspiranti sinologi o chi viveva in Cina ad aggiornarsi continuamente, perché poi anche come diciamo nel libro queste parole cambiano, ne nascono di nuove ogni giorno, è chiaro che è difficile raccoglierle tutte, noi proviamo a inviare un termine a settimana, poi a raccoglierli tutti in un libro come il cinese da strada, ma è un processo che poi deve assolutamente andare avanti proprio per la natura e il tipo di cambiamento che la lingua cinese subisce ogni giorno, alla stessa velocità, infatti, diciamo, con cui cambia la sua economia, cambia anche la lingua. Infatti lo state continuando ad aggiornare, no, sul vostro blog. Io vorrei dare un'idea agli amici che sono qui con noi oggi della struttura del libro, e cioè di come il libro sia organizzato attorno a quanto sono oltre un centinaio di espressioni,
ognuna descritta in maniera breve, due o tre paginette, però dietro a ognuna poi voi ricostruite tutto il contesto culturale e sociale da cui questa espressione viene. Ed è quella l'operazione che io trovo veramente interessante, un'operazione culturale in cui voi scavate dietro all'emersione di questa parola per raccontarci sia etimologicamente che culturalmente da dove nasce. Allora mi piacerebbe che ci deste un piccolo assaggio di questo metodo che avete usato, scegliendo una parola ciascuno a cui siete particolarmente legati per qualche motivo personale, eccetera, eccetera, e ricostruendoci da dove viene questa espressione. Jacopo, vuoi iniziare tu? Sì, allora, la struttura del libro appunto è divisa in cinque parti, in cinque macro argomenti, diciamo, e ognuna di queste comprende circa un ventinaio di, una ventina di espressioni più o meno. E c'è un'introduzione al libro e una conclusione al libro, per dare un po', ecco, la linea generale, e poi all'inizio di ognuna di queste cinque sezioni c'è anche lì una piccola introduzione della sezione. Allora, questi macro argomenti sono quello di quotidiano, quindi termini che vengono utilizzati anche ogni giorno, volendo. Poi abbiamo la sezione degli insulti, la sezione che, vabbè, non c'è bisogno di spiegare perché chiaramente gli insulti si capisce già da solo che cos'è. La sezione invece dei millennials, ovvero tutte quelle parole che vengono utilizzate dai nostri coetanei più o meno, e soprattutto vengono utilizzate online. Poi c'è la parte dedicata al sesso, che sono tutti termini che hanno in qualche modo a che fare con o scherzi più legati, ecco, alla sfera sessuale, o anche parole come per esempio dire gay o lesbica, o insomma anche altre espressioni abbastanza interessanti. E poi concludiamo con una parte dedicata agli affari, perché non bisogna pensare che la sezione, proprio diciamo la parte della vita degli affari, sia immune da questo processo di CDSizzazione, cioè che ci sia proprio una parte di nuovi termini che vengono inventati e utilizzati poi per descrivere la parte degli affari. Questa più o meno è la struttura del libro, e c'è anche da dire, ecco, diciamo che nella parte affari i termini sono un pochino meno rispetto alle altre sezioni, proprio perché magari è un pochino più difficile trovare dei termini che sono anche utilizzati nella sfera commerciale, anche se devo dire che ultimamente, in queste ultime settimane, penso di aver scritto già 5 o 6 CDS, tutti dedicati alla parte degli affari, che verranno pubblicati in futuro sul blog, proprio perché, come diceva anche Filippo, non ci fermiamo su questa, diciamo, evoluzione del linguaggio, e magari in futuro potremmo pensare anche di fare un secondo libro. Diciamo che il termine che per me è più significativo forse è quello proprio Bao Biao, che ho già menzionato prima, non per altro, ma proprio perché è stato il primissimo CDS che abbiamo fatto. Bao Biao, sì, Bao Biao è composto da due caratteri: Bao di Bao Jia, ovvero di esplodere, e Biao di Biao Ji, che è mi viene da dire orologio, ma non è un orologio, ma un contatore, misuratore, diciamo. Un contatore. Sì. E quindi che cosa significa quindi far esplodere il contatore? Significa che c'è il contatore, vabbè, ha una qualsiasi strumento di misura, ha una sensibilità una portata. Allora, la sensibilità, per esempio, del metro è il millimetro, generalmente. Quando prendi un metro per misurare, è la più piccola unità di misura che puoi misurare. E la portata, invece, è il massimo. Quindi se prendi un metro che va al massimo di 2 metri, 2 metri è la portata. Quello che è successo a Pechino anni fa è stato che c'era un inquinamento così alto
che le app dal cellulare che per, ti facevano, ti misuravano, diciamo, quanto era l'inquinamento a Pechino, ti dicevano 500, però in realtà era molto di più, è arrivata anche a 600, 700, in alcune zone addirittura 900. Quindi che cosa succedeva? Che tu vedevi 500 massimo e poi magari era in realtà già il doppio. Quindi quello che è nato questo termine, baobiao, far saltare questo contatore, significava semplicemente che la misura che andavi a contare era già oltre la portata dello strumento. E quindi appunto l'avevi fatto un po' come esplodere. Viene utilizzato soprattutto per il, appunto, il contatore dell'inquinamento, ma poi in realtà, volendo, potresti utilizzarlo in qualunque situazione, come per esempio, non so, mi viene in mente alcuni giochi a premi anche in Italia dove c'è l'applausometro, dove fai vedere quanto è piaciuto un determinato momento del come lo traduci in italiano? Non lo saprei, oltre misura, oltre scala, io non mi ricordo neanche come l'abbiamo tradotto sul libro, perché poi alcune volte diventa quasi difficile pensarlo in italiano, visto che oramai in cinese è già così, ecco, oltrepassare il limite, ed è appunto questo il significato, quindi come anche dicevo nell'applausometro, uno dice ok, è piaciuto così tanto che hai oltrepassato il limite. Quindi quello per me è un po' il termine che più mi piace ricordare. Ed è un termine legato a un fenomeno, quello dell'inquinamento, che voglio dire fa parte, no, della vita quotidiana in Cina. Anche qui interessante il fatto che ne facesse parte poi in misura preponderante in un periodo in cui siete arrivati voi, magari, o fino al 2013-2014, no? Quello che veniva chiamato Geddon. E adesso invece vediamo sempre più i cieli azzurri e le montagne verdi, come dice sì, anche la propaganda. Il presidente. Questa è l'idea anche dell'evoluzione rapidissima del linguaggio, cioè questo termine che è nato in qualche modo è invecchiato tantissimo, no? Sì, in pochi anni, tra l'altro, perché il nostro primo termine era di gennaio 2016, se ricordo. Oramai sì, Usare baobiao è quasi desueto. Io infatti non lo uso quasi più. Non so, ecco, Antonio, che cosa si ha commenta riguardo. Antonio, a quale termine sei particolarmente legato? Aggiungo una piccola cosa, sì, su baobiao per completare, che è proprio il fatto che comunque in realtà abbia un significato generico, ovvero oltrepassare il limite di misura, però detto in una conversazione con un cinese, la mente va subito direttamente al problema dell'inquinamento, mentre magari conoscendo entrambi i caratteri o conoscendo la parola, ma non conoscendo il contesto, non si capisce a che cosa ci si sta riferendo. Quindi, come molti altri termini che noi abbiamo incluso in questa raccolta, sono dei termini che si possono comprendere solo cercando di capire il contesto entro i quali si sono nati o si sono diffusi. Per quanto mi riguarda, uno dei termini forse che mi sta più a cuore è Kenlao, che vorrebbe dire letteralmente rosicchiare i vecchi, però poi va a significare, va a indicare quel fenomeno per cui, nonostante quello che vediamo noi dall'Italia è solo la crescita economica o l'arricchimento continuo della popolazione cinese, poi non ci rendiamo conto che comunque anche i cinesi vivono dei problemi che sono da alcuni punti di vista simili poi con le proprie caratteristiche. Qui c'è una parola italiana con cui tradurlo, no? Sì, è una parola che tra l'altro è stata in voga per un po' di tempo anche da noi, perché l'aveva pronunciata, se non sbaglio, il presidente Monti o qualcuno del suo governo, che è bamboccioni, no? I bamboccioni rosicchiano i vecchi.
si parlava appunto di bamboccioni o di gente un po' chiusi, no? Che stava a casa e che preferiva rifiutare stare a casa sul divano e utilizzare i soldi e le risorse dei propri genitori o dei propri parenti invece che andare a fare dei lavori un po' più umili. È un fenomeno simile che poi in realtà è dovuto ai crescenti costi della vita delle grandi metropoli cinesi che vanno di pari passo con la crescita economica. Quindi più cresce il paese, più queste metropoli si riempiono di persone e spesso sono diciamo lavoratori migranti che vengono da regioni interne o regioni più povere della Cina, poi hanno appunto difficoltà ad affrontare i costi sia umani che economici di una vita nelle metropoli. E per questo, anche per questo, molti invece ragazzi che ne hanno la possibilità sono meno attivi di quello che ci si aspetterebbe e diventano dei NEET e quindi rimangono magari fino a età magari più avanzata rispetto alle generazioni precedenti a casa dei genitori, giocano ai videogiochi e magari mandano un po', cioè rimandano un po' delle scelte della vita che dovrebbero fare prima e quindi si è diffuso questo termine che è rosicchiare i vecchi, che secondo me è anche molto figurativo, fa pensare subito diciamo al topolino che rosicchia qualcosa o comunque al concetto per cui questi giovani appunto rosicchiano le risorse dei propri genitori pur di non affrontare le difficoltà della vita e del lavoro nelle metropoli. C'è anche un elemento di una sorta di rifiuto nei confronti di una pressione sociale molto forte, no? Credo. Cioè quello che mi ha sempre impressionato poi della Cina è che nonostante, come dicevi tu, le loro prospettive... Scusate, c'è un microfono aperto, forse ve lo spegnete. Sì. Anche quello che dicevi tu, cioè che nonostante loro, la società cinese sostanzialmente sia in una costante ascesa da 30-40 anni, no? Cioè hanno il problema opposto al nostro, che siamo stagnanti o se non declinanti, nonostante questo c'è una pressione enorme, una sensazione che questo miglioramento potrebbe in qualche modo terminare da un momento all'altro, no? Sì. Rispetto a questa pressione molti decidono in qualche modo, addirittura rivendicano la scelta di non inseguire il successo, non inseguire i soldi. C'è un'altra espressione, io adesso sbaglierò il tono, Diaos è sostanzialmente la parola che potremmo tradurre in italiano come sfigato. Si usa ormai anche non per intendere effettivamente una persona sfigata, cioè fuori dai canoni sociali, ma in realtà una persona che entra molto bene in determinati canoni, ovvero una persona con un salario basso, mediamente bruttina, che si veste maluccio, comunque che fa una vita totalmente normale, quindi un lavoratore a basso salario, che non è né bello né ricco sostanzialmente, quindi un po' tutti. E che pure appunto è molto collegato con il discorso che facevamo prima, perché poi in realtà è la situazione in cui si trova la maggior parte dei giovani cinesi che va a studiare oppure a lavorare in un'altra città. Adesso viene utilizzato tantissimo anche scherzosamente tra amici, spesso uno lo dice di se stesso anche. Eh no, ma sono solo un dios, non ascoltare quello che dico, oppure no, vabbè, sono una ragazza dios, non ho chissà che aspirazioni per un fidanzato. Letteralmente cosa vuol dire? Dios vuol dire pelo pubblico maschile. Ah, ecco. Praticamente, sì, perché il diao è anche un modo per indicare l'organo genitale maschile,
sarebbe sì, una fibra, un pelo o qualcosa del genere. Jacopo, io leggendo, scorrendo tra i termini che voi, tra le espressioni che voi avete raccolto, ho francamente, adesso non vorrei usare giudizi morali, diciamo, però ho una certa impressione di crudeltà. Cioè, il cinese da strada è un cinese spesso spietato, cioè anche in queste espressioni come pelo pubico, oppure nel definire la donna ideale, l'uomo ideale, e quindi per contrapposizione anche quelli che ideali non sono. Cioè, noi spesso usiamo la lingua, no, per fare dei giri di parole cosiddetti, per dire senza dire, cosa che si dice spesso del mandarino, no, che bisogna leggere tra le righe. Invece spesso il cinese da strada va dritto in maniera no, molto poco politically correct al punto. È così, è una mia impressione, diciamo, da profano, o è così? Accendi il microfono, Jacopo. Ok, ci sono? Sì. Allora, direi che no, secondo me hai colto abbastanza nel segno, ma secondo me anche perché c'è un motivo specifico, che è quello che il cinese da strada viene soprattutto appunto usato in un ambiente informale, quindi si è molto più diretti, ma anche perché è spesso creato online, dove è normale il fenomeno dei leoni da tastiera. Tra l'altro, CDS di questa settimana è uscito sul blog, dove appunto si tende a essere molto molto diretti. Inoltre, c'è anche da dire che le nuove generazioni molto spesso quasi rifuggono questa cultura tradizionale e tendono a essere anche un po' troppo troppo diretti. È un fenomeno che a mio avviso è già iniziato con i millennials e che sta continuando, ecco, con le generazioni anche più giovani, con i cosiddetti Lin Lin Ho, ovvero quelli nati dopo l'anno 2000. Quindi sì, c'è una sorta di linguaggio molto più diretto e più schietto, anche se è, come diceva anche Antonio, poi i termini vengono spesso utilizzati in maniera scherzosa. Però sì, a mio avviso può essere, come ha detto appunto Filippo, può essere spietato, il cinese spietato, che è un termine che è piaciuto molto, vedo anche tra i commenti. Sì, poi ecco, col termine per esempio che hai citato, Gao Fu Shuai e Bai Fu Mei, che sono i due termini che poi si vanno a indicare, uno il maschio ideale, quindi che è alto, ricco e bello, e la donna ideale che invece è, diciamo, dalla pelle bianca, ricca anche lei, è chiaramente bella. Poi ricco, voglio dire, c'è un preciso prezzario, no? Cioè, voglio dire, toglie Che viene salariali anche ben definiti. aggiornato, diciamo, Ah, con costantemente. l'inflazione. Con Con l'inflazione, l'inflazione. certo. Ogni anno c'è un Ah, sì. 5% in più, no? Bisogna vedere, sai, i tassi di Beh, sì, perché, interesse. per esempio, quando abbiamo scritto Dios, lo stipendio medio di un Dios era tra i 2.000 e i 3.000 RMB al mese. Credo che adesso Quindi non sarebbe 300 più un Dios. euro. Sì, adesso non Sì. sarebbe più un Dios, che adesso sarebbe proprio un poveraccio. Sarebbe proprio Zion sta là. Non so. Proprio, sì. È morto? No. Cion, beh, sì, perché Povero da sulla morire. è Povero povero da da morire. morire. Perché in cinese c'è questa aggiunta, appunto, sla, ovvero morto, che è quello che noi utilizziamo proprio per dire fa un freddo da morire, ho sonno da morire, sono povero da morire, praticamente. Si usa nello stesso modo. E Allora. connesso a questo, poi è nato il nuovo termine Chou, che sarebbe comunque una specie di Dios che in realtà è sia povero che brutto. Diciamo, Ah. hanno preso due termini, Chong e Chou, e li hanno uniti insieme e fatto Chou, che Ah, sarebbe hanno fatto proprio. la crasi, come Sì, diceva. esatto, Sì, una crasi alla cinese maniera. l'anno scorso sì, ci tra. fu una polemica su questo, no? È recentissimo sto termine, cioè anche qui una sorta di marcare la distanza rispetto, diciamo, a una società o comunque anche a una politica che ti dice, no, voi dovete avanzare, voi dovete
costantemente migliorare, c'è questo sogno, il nostro sogno di benessere, eccetera, eccetera, no? Sì, assolutamente, proprio su questa linea lì. Ribadisco che chiunque voglia intervenire può fare, usare la chat per fare le domande, ce ne sono già. Prima di passare, io ho l'ultima, diciamo, che avevo voglia di farvi, poi ne ho altre, ma voglio lasciare spazio alle domande degli amici che sono qui con noi. E cioè il ruolo di internet nello sviluppo di questo slang o linguaggio alternativo, perché come dicevo prima, chi non parla il cinese da strada non capisce la Cina, ma anche chi non frequenta il web cinese non capisce la Cina. Cioè il web cinese è molto più, no, che il web da noi, è forse la vera piazza dei cinesi, cioè la piazza che in tante città cinesi non c'è, e quindi anche la piazza di elaborazione di questo linguaggio. E forse oserei dire una parola che spero non faccia cadere improvvisamente le connessioni, anche uno spazio di libertà che da altre, in altri contesti la Cina fa fatica ad avere, no? E vuol dire, l'elaborazione di questo linguaggio è anche un esercizio di libertà. Forse il principale, mi viene da dire, forse il principale esercizio di libertà che in questo momento la società cinese compie e fa. Ci raccontate, voi quando siete arrivati, il web mandarino stava esplodendo, no? Letteralmente. Ci raccontate il legame tra l'evoluzione di questa lingua e l'esplosione del web cinese? Se posso, Jacopo, parto sì, io. Sì, sì, ma... assolutamente. Sei l'esperto. Allora, quando abbiamo iniziato a scrivere sul blog, uno dei primi articoli che abbiamo scritto era sullo streaming in Cina. Perché quando arrivai in Cina mi resi conto che non sapevo niente di come funzionasse internet in Cina. Ovviamente avevo la mia immagine dell'internet, diciamo, chiuso, controllato, eccetera, però è stato poi quando ho imparato il cinese, e io che sono, diciamo, un po' smanettone, sto spesso davanti al computer a fare le mie ricerche, mi sono addentrato anche lì per vedere film, serie TV, e mi sono reso conto che questo allora era ancora, diciamo, un ecosistema abbastanza acerbo, di come esistessero due internet, praticamente, uno in cui appunto c'era questo controllo molto forte, e un altro in cui sembrava ci fosse la libertà più assoluta di pubblicare qualsiasi cosa si volesse. Io potevo trovare tutte le serie americane in streaming online liberamente, gratis, o film, informazioni, eccetera. In questo momento c'è Valentina, che so che è connessa, che le sta venendo la pelle d'oca, no? Visto che lei è super specializzata in IP protection e queste cose. Sì. Siamo sicuri che lei sta già facendo una session in questo momento. Lei più di tutte conosce allora le contraddizioni che un po' cioè distinguono la vita in Cina, no? Come quella sulla proprietà intellettuale. C'è comunque un controllo abbastanza... a livello di comunicazione c'è controllo, ma poi vai a vedere a livello di proprietà intellettuale qual è l'azienda straniera che non ha mai avuto problemi di copie o fregature, eccetera. Stessa cosa succede su internet, esistono, diciamo, è un po' in contraddizione con se stesso l'internet in Cina, e anche da questo punto di vista gli utenti sfruttano questa contraddizione, non solo facendo nascere, utilizzandolo come uno strumento di condivisione della cultura, perché poi chiaramente i social network e internet hanno avvicinato tantissimo le distanze di un paese enorme, favorendo la diffusione di termini e di modi di dire che magari erano propri di una regione o di una provincia o di una città in particolare, e che poi si sono diffusi velocemente attraverso i social. E sia dando la possibilità di eludere un po' i controlli attraverso degli stratagemmi, e quindi attraverso magari l'utilizzo di una parola al posto di un'altra con la stessa pronuncia, dei caratteri diversi, oppure l'utilizzo dei caratteri latini, o l'utilizzo di... Mi viene in mente MeToo recentemente, no? Che era stato
preso come coniglio del riso, sbaglio? Non ho seguito precisamente la vicenda, però mi pare di sì, ma così sì. Come anche tanti altri articoli, ci sono stati anche ultimamente delle notizie di articoli interamente censurati dal web, ma poi rimessi online, riscritti tutti con emoji, oppure con il linguaggio del Signore degli Anelli, o con delle lettere particolari che andavano a sostituire... codici esadecimali, ma quello era un documento lunghissimo, tra l'altro, sì, cioè non era solamente un termine. Poi, Antonio, non so se hai altro da dire, se no volevo intervenire brevemente sulla... Sì, vai, vai. Che appunto quello che... Poi addirittura nata quella che è un po' la cosiddetta lingua dei marziani, ovvero proprio tutta questa serie di slang, di parole utilizzate solo esclusivamente in internet o per short messages, dalle nuove generazioni, dove proprio è impossibile capire. Ci sono termini appunto scritti in caratteri latini, solo le iniziali, o addirittura dei numeri. Per esempio, uno classico è 996, che è, diciamo, il momento in cui la persona, diciamo, sta dicendo che sta lavorando tanto, ovvero che lavora dalle 9 di mattina alle 9 di sera, 6 giorni a settimana. Ma oltre ai termini anche che nascono su internet, secondo me è significativo anche un termine che abbiamo messo anche nel libro, che è Ditozu, che vuol dire l'etnia dalla testa bassa, proprio perché i cinesi vivono più che nel mondo reale, nel mondo virtuale dello smartphone. Quindi loro vivono concentrati su questo schermo con 5 pollici di diametro e hanno sempre la testa abbassata a controllare quello che sta succedendo online. Quindi è chiaro che proprio un po' l'evoluzione del web, un po' la velocità con cui proprio passano le informazioni e anche proprio la velocità con cui un nuovo carattere da un giorno con l'altro potrebbe essere censurato, perché se vado a memoria, mi pare che il movimento MeToo, che appunto era stato tradotto con MeToo, che è appunto coniglio del riso, per proprio questa assonanza tra la parola inglese e questi due caratteri cinesi, era stato poi censurato, mi pare, e poi era nato un nuovo hashtag sempre per parlare dello stesso argomento. Quindi Ma c'è un diciamo che momento in anche cui... questa... Scusami, No, finisco proprio l'ultimo concetto. C'è sempre questa rincorsa classica fra che in cinese, tra l'altro, ecco, questa parola in cinese classica è Maodun, che vuol dire... Mao, vado a memoria, Mao dovrebbe essere una lancia speciale e il Dun dovrebbe essere uno scudo, ovvero è sempre questa eterna lotta fra l'attacco, diciamo, e la difesa. Nel momento in cui una fa un miglioramento, anche l'altra quindi si deve adattare. Quindi nel momento in cui la censura alza un po' l'asticella, ecco che i cinesi nella loro inventiva poi trovano un modo nuovo per aggirarla. E Maudun Questo io credo. vuol dire proprio conflitto e anche contraddizione. Sì, questo io lo trovo stupendo. Mi veniva da chiedervi se c'è un momento, ci sono delle circostanze in cui questa lingua che emerge dal basso, no, in questo ribollire, viene poi accolta dalla versione ufficiale, dal mandarino canonico. Cioè, quando il China Daily inizia a usare un'espressione che è nata sul web, per esempio, succedono fenomeni di questo tipo? Succede So quello e che... succede anche il contrario. Scusa, Jacopo, fai tu. No, vai, vai, vai. Per esempio, il CDS di questa settimana sui leoni da tastiera, probabilmente era un termine che era già stato utilizzato online, ma che è stato diffuso anche grazie a un articolo in cui era riportato, tra virgolette, del Renminbi, del giornale del popolo online, e spesso a volte è il contrario, cioè nasce su internet un termine, viene utilizzato in un'accezione particolare, e poi è la stampa che li utilizza. A volte vengono anche stilate delle classifiche generali, annuali, dei termini più utilizzati o più in voga quell'anno. Chiaramente vengono magari lasciati da parte dalle vie ufficiali quei termini un po' più offensivi o i termini che non
non sono propriamente utilizzabili in contesti formali, però comunque sì, anche cioè diciamo che il governo è attento a questo, a questo cambiamento, mutamento linguistico, e da un certo punto di vista, se in minima parte lo combatte, in larga parte comunque lo sostiene e lo promuove. E poi è, voglio dire, è la strategia, no, davvero cinese. Molto spesso noi in Occidente utilizziamo la parola censura e pensiamo che questa censura sia qualcosa, no, di monolitico, che blocchi tutto. In realtà è un rapporto molto più poroso quello tra l'ufficialità e la non ufficialità. Ci sono alcune domande, una di Eugenio, che era anche una mia curiosità, cioè la pandemia, no? Torniamo, diciamo, a bomba nell'attualità. Ci sono delle espressioni nate durante questa pandemia o che addirittura fotografano l'uscita, le difficoltà magari della Cina nell'uscita da questa pandemia? Questo ovviamente non è nel vostro libro, ma magari sarà nel prossimo. Jacopo? No, io questa domanda la faccio ad Antonio invece, perché ha scritto un articolo non molto tempo fa a riguardo. Vale, Antonio. Allora, sicuramente Jacopo avrà anche visto qualche, e voi che stavate magari a Pechino durante la pandemia avrete visto anche qualche manifesto, qualche diciamo cartellone, striscione di quelli da governo cinese, in cui venivano utilizzati degli slogan particolari che ovviamente hanno iniziato a far parte della vita quotidiana, e che magari mettevano diciamo un po' di pressione sulla popolazione per il rispetto delle regole, però ci sono stati in particolare poi dei modi di dire che sono nati, si sono diffusi sia online che offline. Io adesso magari faccio lo share screen perché li ho messi qua, non so se lo vedete. Sì. Ecco, qui ne avevo raccolte alcune, e sono delle espressioni che sono già tradizionali della lingua cinese, che sono state reinterpretate proprio durante la pandemia per adattarsi ai tempi. Per esempio, la prima espressione, che è Bielai Wuyang, in realtà è stata reinterpretata completamente, perché il carattere che può significare sia non, cioè come imperativo di non fare qualche cosa, sia di fenbie, di dividersi. Originariamente il significato era da quando non ci siamo visti, dall'ultima volta che ci siamo visti, quindi da quando non ci vediamo, non è successo niente di male. E si è trasformata poi per la pandemia in se non ci vediamo è meglio, se non ci vediamo non succederà niente di male. In questo modo è stato cambiato, il bie è diventato non, cioè non venire, Wuyang è rimasto niente di male. Quindi da quando prima si diceva da quando non ci vediamo non è successo niente di male, adesso per favore non vediamoci, così evitiamo che succeda qualcosa di male. Il contagio. La seconda espressione, per esempio, è Dai Mie Qin, che in cui è stato cambiato un carattere. Originariamente il carattere era lo Yi di giustizia, o comunque e il significato era quello di non mettere i parenti davanti alla giustizia, cioè di dare priorità alla giustizia rispetto alla parentela, e poi è stato cambiato il carattere di giustizia in quello di malattia, cioè quella di Yi Qin, che sarebbe stata la malattia, poi una delle parole più identificative della pandemia. Per dire non mettete i parenti prima del problema della pandemia, e in questo modo anche diceva la pandemia potrebbe farvi infettare anche i parenti, quindi attenzione. Un'altra sarebbe espressione, una sorta di critica al familismo, cioè stiamo sì, di fronte a un sì. Sì, se prima era una critica al familismo dal punto di vista del rispetto delle regole in generale, in questo caso era sia una critica al familismo rispetto
per il rispetto delle regole per il Covid, sia un'attenzione ai parenti, perché comunque, come da quello che sappiamo, moltissimi dei contagi avvenivano in ambito familiare. Adesso non le dico tutte, però per esempio anche l'ultima, prima era con il veleno, combattere il veleno, quello che in inglese si dice fight fire with fire, poi è stato cambiato il primo carattere di veleno con un altro carattere della stessa pronuncia, che però vuol dire stare, cioè, solo, per significare stando da soli combattiamo la malattia, chiaramente con l'isolamento. Quindi qua vediamo vari giochi che possono essere fatti, sia con le pronunce, sia con i caratteri, per dare nuova vita delle espressioni già in utilizzo e adattarle perfettamente al contesto in cui ci si trova. Questo è uno dei tanti modi in cui il cinese da strada nascono e si diffondono e appunto cambiano di significato, e questo è un altro motivo per cui rimanere sempre, diciamo, aggiornati. Io vorrei coinvolgere un attimo Andrea Marcelloni dell'editrice Orientalia, che ha editato questo libro. Cioè, è un momento in cui Oriente e Occidente fanno una enorme fatica a parlarsi. E qua parliamo di... questo libro invece aiuta proprio a tradurre, no? Una cosa che siamo sempre, che risulta sempre più difficile in questo momento. Qual è anche lei ha questa impressione qui che questo libro faccia, in un momento in cui tutti giocano a dividere, in qualche modo questo libro aiuti un pochino ad unire? Ma sicuramente sì, è un libro che aiuta ad unire, a capire anche di più qual è il mondo cinese, il mondo del cinese. Insomma, io studiavo cinese nei primi anni 90, adesso l'ho avuto io un libro del genere tra le mani che mi spiegava un po' qual era l'evoluzione del linguaggio e qual era anche il significato di alcuni termini che magari studiandoli sui libri appunto avevano per me un significato, poi utilizzandoli in Cina ne avevano tutt'altro. E io ho fatto delle figuracce tremende quando sono stato chiaramente in Cina nei primi tempi. E per cui sì, è un libro che si rivolge sicuramente a chi studia cinese, ma anche a chi non lo conosce, chi magari vuole così vedere un po' com'è la bellezza di questa lingua, come si evolve, come cresce, come cambia, perché in realtà è una lingua in continua evoluzione. Anzi, forse il punto di debolezza di questo libro è che quando è uscito ormai bisogna già riaggiornarlo, come ha Sì, fatto vedere sì. Antonio poco fa, già sono usciti tantissimi nuovi termini che andrebbero, come dire, reinseriti in una nuova Si può fare una pubblicazione. forma di abbonamento, forse, anche potrebbe essere un'idea editoriale, cioè uno si abbona e così riceve l'aggiornamento al libro. Beh, secondo me, dal punto di vista del libro cartaceo è un po' difficile, però sì, si possono fare degli aggiornamenti o degli inserti, oppure comunque sì, delle nuove pubblicazioni con magari cadenza annuale o biannuale, vediamo. Prendo un'altra domanda di Bam. Esiste ancora una cultura tradizionale cinese? Jacopo. Allora, Bam, Eugenio, Esiste ti una odio nuova per tradizione? questa domanda. Però sì, allora, diciamo che esiste ancora un cinese tradizionale, una cultura tradizionale? Sì, è chiaro che poi ma come qualunque cultura, poi si evolve e si adatta un po' al contesto contemporaneo. Quindi, da quel punto di vista, direi che è abbastanza normale. C'è una sorta di ritorno al passato per le nuovissime generazioni, che in realtà ha due aspetti, secondo me, molto interessanti. Allora, uno è il cosiddetto turismo rosso, dove praticamente viene da un paio d'anni a questa parte, c'è proprio questo sentimento del voler
rivivere o comunque comprendere maggiormente qual è stato il periodo del maoismo. Quindi ci sono tutta una serie di luoghi importanti per il maoismo che vengono adesso visitati da frotte di turisti. Chiaramente, come normale che sia in Cina, la storia è un pochino rivista e riadattata per anche, diciamo, cadere in linea con quella che è la direzione del partito odierno, che poi non dobbiamo pensare, spesso, soprattutto in Occidente, per chi conosce poco la Cina, si fa questo errore di pensare che la Cina comunista è, cioè il comunismo di questi giorni sia uguale a quello della fondazione della Repubblica Comunista Cinese, del maoismo. È chiaramente molto, molto differente, e non bisogna anche fare l'errore di pensare che poiché è un partito sono tutti d'accordo, cioè sono tutti d'accordo quando vanno a votare, visto che poi in questo periodo c'è stata la Lianhui, proprio finita ieri se non sbaglio, però cioè, prima di fare la Lianhui ci sono tutta una serie di scontri interni fra le varie correnti dove poi si mettono d'accordo in qualche modo. C'è anche, diciamo, un po' l'idea che questa Lianhui sia stata spostata nel tempo, non solo per il Covid, ma anche perché ancora nelle correnti interne non riuscivano a mettersi d'accordo. Poi invece, se andiamo a vedere la cultura proprio molto più tradizionale cinese, c'è invece un nuovo sentimento in cui i padre e madre giovani stanno spingendo i propri figli non solamente a studiare l'inglese o la pittura, eccetera, ma anche ci sono tutta una serie di corsi che sono nati nell'ultimo paio d'anni e che stanno avendo un successo incredibile, che sono non solo di calligrafia cinese, che è sempre stata, diciamo, una scelta abbastanza in voga, ma addirittura proprio lo studio dei classici confuciani, in cui confuciani non solo, magari anche Mencio, anche altre letture tradizionali, in cui i bambini di 5 anni vanno a imparare a recitare quelli che sono tutti i dialoghi di Confucio, li imparano a memoria, li spiegano, quindi c'è anche tutta una spinta verso questa cultura tradizionale. Anche le fashion blogger o i vestiti tradizionali, no? Ah, quella poi è un'altra. Quello poi si mischia addirittura la tradizione con un sentimento poi razzista, che anche razzismo, che abbiamo parlato anche nel blog diverse volte, dove i cinesi sono alle volte estremamente razzisti, o razzisti in maniera selettiva, nel senso che sono generalmente il cinese medio è estremamente razzista in maniera, diciamo, negativa verso i neri, e invece razzista, ma invece con un'accezione positiva verso i bianchi, in cui ci sono situazioni assurde in cui per scegliere un maestro di scuola, per esempio, che deve insegnare l'inglese, non viene scelto una persona di colore americana, quindi madrelingua, ma preferiscono prendere, non so, un russo che parla malissimo inglese, ma perché è bianco, allora in questo modo può insegnare ai bimbi e i genitori sono più tranquilli in questo confronto. E quindi poi anche questi nuovi blogger, così, che lanciano delle mode, proprio la moda di vestirsi con i vestiti tradizionali di epoca Han, se ricordo bene, o Tan, che era poi una appunto delle più grandi dinastie, sempre dell'etnia Han, dell'etnia in cui è a maggioranza composta la popolazione cinese, utilizzano questi vestiti, ma per passeggiare per la strada, eccetera, che va un po' anche a stimolare questo sentimento, un nuovo sentimento di orgoglio cinese dell'essere cinesi, perché comunque i cinesi, non dimentichiamo, hanno passato questo cosiddetto secolo della vergogna con le guerre dell'oppio, insomma, nel XIX secolo, eccetera, sono sempre stati sottomessi al potere occidentale, e adesso invece che sono la seconda economia mondiale e sono anche i maggiori acquirenti non solamente di fashion o prodotti importati, ma anche di vere e proprie aziende che vanno a fare shopping con cifre astronomiche per comprare tecnologia in tutto il mondo. Domanda di Martin di In Cina, vi chiede se avete mai pensato di evolvere il progetto da libro a sito. In realtà il blog c'è, ma una sorta, lui suggerisce addirittura una sorta di dizionario, forse un'app, un pleco del cinese da strada,
aprendo anche l'interazione degli utenti madrelingua, il che rischia di provocare dibattiti interminabili. Infiniti, perché poi quando si tratta anche sul cinese, il cinese essendo una lingua molto complessa e molto con una radice storica così lunga, nel momento in cui metti due cinesi abbastanza colti che a parlare di anche un singolo carattere che possono rimanerci lì una settimana per trovare la giusta interpretazione. Sicuramente si è già evoluto il progetto Cinese da Strada sia online che offline. Prima era solo una rubrica che facevamo una volta a settimana, adesso è diciamo una sezione a sé stante del sito, quindi c'è la sezione proprio dedicata al Cinese da Strada e ovviamente è diventata anche un libro che ricordiamo è acquistabile anche in versione ebook. Stiamo pensando, devo dire la verità, proprio ieri Jacopo mi ha detto ma mettiamo su un sito Cinese da Strada. E quindi sì, stiamo pensando di farlo. È una buona idea, mi piace questa idea di farla tipo Urban Dictionary con la ricerca e la spiegazione. Devo dire che Pleco fa già un buon lavoro, non è che sia... non sia fornito della spiegazione di queste cose. Cioè, certo, essendo un dizionario così grande, ha il difetto di non farti capire bene in che contesti utilizzare le parole in certi significati, però sì, è un'idea che sicuramente porteremo avanti. Altra domanda, sempre di Martin, interessante, i caratteri nuovi, come per esempio quello che citavi prima, che era la crasi di povero e brutto, no? Come vengono codificati? In quanto tempo e come? Non ne sono sicuro, perché dipende da caso a caso. Per esempio, Duan è nato ormai, credo, 4-5 anni fa, e non è mai, non credo che a questo punto verrà codificato come carattere, perché se non lo è stato fino ad adesso non credo che succederà, e forse nemmeno CO, ma non, cioè, i caratteri sono stati creati dagli utenti e messi online e diffusi, ma non sono ancora cioè non si possono scrivere con la tastiera, però a mano non lo vieta nessuno. La codificazione credo che sia una prerogativa del governo e poi decidono loro con i loro tempi. Non so se Jacopo ha qualche informazione più a riguardo, ma non ho delle informazioni precise sui tempi, le modalità e i criteri di codificazione dei nuovi caratteri. Anche perché questo è anche connesso con il processo di semplificazione dei caratteri, perché ogni volta vengono aggiornate le liste dei caratteri e fatte nuove modifiche, nuove cose. Credo che sia un processo abbastanza complesso. C'è anche un tema delle emoticon. Io devo dire che per me è un punto particolarmente dolente, perché non le capisco neanche in italiano, comunque quelle occidentali. Però poi scopri anche addirittura che le emoticon per i cinesi hanno un significato diverso da quello che ha la stessa emoticon in Occidente, vero Jacopo? Sì, assolutamente. Qua apriamo, secondo me, un... Cioè, non è il linguaggio universale. Pensavamo di aver trovato il linguaggio universale, invece col cavolo. Assolutamente, assolutamente no. E addirittura in cinese, col fatto che le parole cinesi sono scritte appunto da caratteri, quindi si prestano alcuni caratteri a fare, diciamo, da emoticons, come per esempio appunto il carattere di Dijon, che assomiglia a una faccina triste e infatti ha perso il suo significato originale e poi è diventata proprio molto tranquillamente una faccina triste, che addirittura diciamo, ha trovato la sua esplosione di fama nel titolo di una serie di film che sono per esempio, mi ricordo che c'era Tai Zhong. Adesso non mi ricordo, che comunque il secondo appunto, episodio di questa serie in cui appunto raccontava di un viaggio in Thailandia, quindi Thai,
ma poi ecco, Jong era proprio la faccina triste, quindi era proprio perché andava a vedere come questo viaggio in Thailandia era pieno di misavventure e quindi era poi portava un po' di tristezza, diciamo, nel personaggio. Poi è un film molto molto ridicolo. Hanno fatto poi il terzo, che era Gangjong, ovvero a Hong Kong, eccetera. Dall'altro lato invece c'è la questione del fatto che l'emoticon classica dello smile, proprio quella più semplice in assoluto, in Cina ha un altro significato, ovvero non ti rispondo perché stai di base dicendo delle sciocchezze su cui io non sono d'accordo, quindi mi limito a mandarti un sorriso, cioè come in italiano si dice la ragione si dà agli stupidi, no? Quindi sì, hai ragione, perché è inutile discutere con te. Uguale in cinese, alle volte se qualcuno ti manda un emoticon proprio così, quella più classica in assoluto, ti sta dicendo questa cosa in pratica. Poi succedono altre cose, come per esempio un CDS scritto un paio di mesi fa, penso, da Antonio, sulle nuove emoticons pubblicate su WeChat, dove per esempio c'è un emoticon di una persona che mangia un'anguria, che per noi in Occidente non vorrebbe dire niente, se non magari mi piace mangiare l'anguria. In realtà ha tutta una storia dietro, che vuol dire guardare delle persone che litigano praticamente, cioè fare da spettatore a un evento in particolare. O un'altra che per esempio a me piace usare spesso e che non c'è come emoticon, mi trovo almeno su WeChat a mandare lo sticker, è quella di una faccina con le dita così, che vuol dire perfetto, perché in cinese diciamo che i cinesi muovono poco le mani a differenza di noi italiani, però c'è questo modo per dire perfetto, che è proprio fare questo gesto. Quindi quando un cinese ti fa così vuol dire che ti sta dicendo perfetto, one me. Quindi ecco, sicuramente ci sono l'evoluzione dell'emotico, se bisogna capire un po' come gestirle anche in cinese. Agic organizzerà anche quest'anno il Career Day, che è un appuntamento molto bello in cui un po' di aziende che hanno opportunità di lavoro in Cina incontrano ragazzi che magari hanno appena finito di studiare e pensano a una carriera in Cina. E voi ci raccontate un pochino la vostra esperienza di carriera professionale in Cina e anche cosa vuol dire, insomma, un libro, cosa vuol dire scrivere un libro sulla Cina contemporanea. Antonio? Allora, sì, io ho partecipato anche, tra l'altro, alla prima e mi pare anche la seconda edizione del Career Day di Agic. È effettivamente un bel evento dove un sacco di aziende si incontrano con tanti ragazzi italiani e cinesi parlanti italiano che vogliono fare carriera in Cina. Io ho trovato il mio primo impiego in Cina attraverso la tradizionale forma cinese delle guanxi, cioè un amico di amici che ha preso il mio curriculum, l'ho mandato a questa persona che io non conoscevo e poi lì ho iniziato a lavorare per un'azienda. Tra l'altro un'amica kazaka che ne mai pensavo mi avrebbe presentato ad una famosa azienda italiana. Infatti poi ho iniziato a lavorare in un'azienda italiana attraverso un'amica kazaka. E devo dire, ho fatto tanta esperienza, mi è servito davvero tanto, lo rifarei 10 volte. Per quanto riguarda il cinese da strada, appunto come diceva Jacopo prima, noi abbiamo pure incluso una parte riguardo gli affari, che secondo me è molto utile per chi volesse iniziare a lavorare in Cina, perché spiega degli aspetti che magari sono difficili da imparare rispetto alla vita professionale in Cina, se non vivendoli, che sono gli aspetti della cultura dell'alcol, gli aspetti di rapporti professionali meno formali di quanto ci si possa aspettare e che si svolgono attorno magari alla tavola o al KTV. E quindi vi invito a dare un'occhiata anche alla sezione sugli affari.
Scrivere il libro per noi è stato un processo lungo, che come abbiamo detto è stato una raccolta di termini che abbiamo mandato ogni settimana per ormai quasi 4 anni. Magari Andrea vi sa dire di più rispetto al lavoro editoriale, ma noi quello che abbiamo fatto è stato prendere tutti questi termini, cioè prenderne alcuni significativi, aggiungerne altri, perché poi in realtà all'interno del libro non dimentichiamo che ci sono dei termini inediti che non abbiamo mai pubblicato sul blog, e li abbiamo riorganizzati appunto in queste 5 categorie. Abbiamo inserito dei nostri pensieri all'inizio di ogni categoria e all'inizio e alla fine del libro, per spiegare un po' qual è il nostro punto di vista rispetto sia ai termini che alle categorie stesse e a tutto il progetto. E devo dire che è stata un'esperienza bellissima, e ancora presentarlo, è qualche mese che è uscito, però io sono totalmente soddisfatto da questa esperienza, la auguro a tutti, che è una soddisfazione grandissima. E poi è stato bello lavorare con Jacopo e con Andrea a questo progetto, e spero, e credo, e spero che rinnoveremo poi magari in altra forma. Jacopo, mi viene una riflessione su quello che ha appena detto Antonio, cioè sull'ambiente del business cinese, di come una certa ritualità del bere, del karaoke siano parte del mondo degli affari. Ora, questo non è il panel migliore per rispondere a questa domanda, ma la Cina è un paese per donne? Cioè, una donna che vuole fare carriera in questo tipo di ambiente, diciamo che ha delle ritualità che sono abbastanza maschili, no? Virili, diciamo. Si trova svantaggiata? Urca, è una domanda molto interessante. A mio avviso si trova svantaggiata, sì e no. Perché allora di sicuro c'è la cultura del bere insieme, e che per fare business c'è molto spesso, adesso anche a Pechino magari un po' meno, in alcuni settori un po' meno, però in altri per esempio è ancora molto molto presente. Quindi alle volte, ecco, andare a cena e dover fare con un cliente o con un fornitore anche, fare a gara a chi riesce a bere di più e a chi regge di più la baijiu, che ricordiamo minimo sono 42 gradi, non è esattamente facilissimo. Sicuramente diciamo gli uomini possono essere avvantaggiati su questo, ma a mio avviso una donna che riesce a reggere bene l'alcol o a comportarsi in maniera appropriata in queste situazioni diventa quasi, cioè, un fiore all'occhiello da portare, cioè un esempio da portare anche per dire, cioè, è donna e guarda quanta baijiu ha bevuto. Quindi è una situazione un po' ambivalente. No, assolutamente, io sono contrarissimo agli astemi, cioè se siete astemi non venite in Cina a fare business. Ma non lo fate, perché non... cioè, generalmente, allora... diciamo, piccola parentesi poi riguardo al Career Day, sempre bellissimo evento, io ho anche partecipato una volta al panel, diciamo, spiegando un po' quello che io definisco la Chinese Business Etiquette, che è anche un corso che noi facciamo sul nostro sito online. Quindi diciamo proprio ho un capitolo completamente dedicato al bere. E quello che io dico sempre è che sì, va bene discutere il business, si discute il business al tavolo delle riunioni, eccetera, però poi c'è anche la parte ludica del fare business, che è uscire a cena, sapersi comportare a cena e sapersi comportare anche davanti a un bicchiere di baijiu. E quindi quello che succede è tutto questo processo, quello che c'è, è che io dico sempre... cioè, se sei astemio, se non bevi, quello che succede nella mente dell'altro cinese è: cos'hai da nascondere? Perché ricordiamo il motto latino, in vino veritas, cioè questa è proprio la situazione, cioè si crea questo rapporto di fiducia prima di poter fare business con i cinesi, e bere insieme, abbassare le proprie difese ed essere lì ubriachi a parlare e a non capirsi quello che si dice l'uno con l'altro, perché poi è chiaro che a furia di trincare baijiu
si arriva a un momento in cui non si sa che cosa sta succedendo, però è proprio un modo per abbassare le nostre difese e metterci a disposizione dell'altro nella maniera più vulnerabile, nel momento più vulnerabile in cui siamo, e condividere questo momento di convivialità e poi, ecco, poter discutere meglio il business. Quindi meglio, cioè, adesso permettetemi la frase che poi magari suona anche male o sessista, però diciamo, a conclusione di questa cosa, meglio donna che astemio. Cioè, questo è, secondo me, è la base della gerarchia. Sì, sì, la gerarchia, no? Celeste. C'è un'altra domanda, Antonio, la girerei a te. L'omosessualità, tema delicato, no? In Cina, tra l'altro il vostro libro ha anche una parte interessante, la più interessante forse per qualcuno, sulla sessualità e sul agganciare, rimorchiare, farsi rimorchiare e quant'altro, molto spassosa. Però l'omosessualità è un tema ampio, molto dibattuto in Cina. Su questo ci sono delle annotazioni lessicali, dei vocaboli che voi avete trovato, o resta un argomento tabù? È un argomento abbastanza complesso, che è in continua evoluzione e prende aspetti diversi della vita. Nelle grandi città è sicuramente meno sentito il tabù, in grandi città come Shanghai o Pechino, che sono anche città internazionali. Io per esempio ricordo che quando ero a Pechino c'erano anche vari locali che erano rinomati per la clientela omosessuale. In uno di essi abbiamo fatto anche varie feste con l'Agic, le feste di carnevale, eccetera. Che locale è comunque chiuso adesso? L'Alfa, non so se è chiuso adesso, l'Alfa è di fronte allo stadio dei lavoratori. Quindi diciamo che c'è una certa tolleranza sicuramente, soprattutto nei grandi centri, e che il fenomeno è molto più diffuso di quanto si possa pensare. Poi c'è il problema dei rapporti di queste persone con le proprie famiglie, perché sappiamo che le famiglie tradizionali fanno pressione sociale non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista delle relazioni. Un ragazzo che arriva a 30 anni senza sposarsi, o una ragazza che arriva a 25 anni, adesso magari anche un po' più in là con gli anni, senza sposarsi, è comunque una persona che viene sottoposta a una certa pressione da parte della famiglia, soprattutto quando torna a casa durante il Chinese New Year. La prima domanda che gli fanno è sempre quella di quando ti trovi un ragazzo o una ragazza, tanto che abbiamo scritto persino un articolo, molte persone che anche omosessuali hanno la faccia di dire ai propri genitori la propria condizione, preferiscono affittare oppure mettersi d'accordo con qualcuno perché finga di essere un loro partner rispetto. Quindi sicuramente il tabù è ancora molto molto presente, però è anche un contesto in cui le cose sicuramente evolvono velocemente e bisogna approfondire molto per capire quali sono poi i termini specifici. Io non vivendolo in prima persona, nemmeno Jacopo, non saprei andare più a fondo di quanto non abbiamo già fatto magari all'interno del cinese da strada, o di quanto non facciamo attraverso alcuni dei nostri articoli. Comunque Tema potrebbe essere un buon tema da approfondire per assolutamente. La difficoltà sta solo nel viverlo in prima persona, perché nel momento in cui poi si vive in prima persona sicuramente si sanno. Quindi chiediamo magari agli utenti anche che ci stanno seguendo, se c'è qualcuno che ha dei termini o delle storie da raccontarci, siamo assolutamente volenterosi a pubblicarle, accettiamo. Vorrei aggiungere un paio di cose a quello che ha detto Antonio. Allora, in primis direi, uno, c'è il fenomeno per esempio di coppie omosessuali, per esempio due lesbiche e due gay che si sposano in maniera incrociata e poi vanno a vivere in maniera, cioè chiaramente coppia e coppia, però almeno
quando vanno a casa, eccetera, si sono messi, si mettono d'accordo, sono, quindi è una doppia coppia che fa questo tipo di scambio nel momento del bisogno, ovvero nel momento in cui viene un parente a trovarlo, nel momento in cui devono andare a casa. In più c'è una situazione, appunto Antonio l'ha detto, c'è chi affitta una finta fidanzata o un finto fidanzato per il periodo del Chunzi, del Capodanno cinese, e ho letto in questo periodo del Covid c'era un commento online qualche mese fa in cui c'era un ragazzo che diceva: ho affittato una ragazza per tornare a casa a passare il Chunzi, siamo rimasti bloccati qua a causa Covid, la sto pagando, dico una cifra simbolica, 1000 renminbi al giorno, sono già 30 giorni che stiamo qua a casa, io non ne posso più, sto diventando povero e quindi la situazione è ingestibile, però siamo bloccati qui, non ci possiamo andare. Riguardo poi l'omosessualità, casca a fagiolo, perché io è dall'inizio della trasmissione, insomma, di questo incontro, che ho un altro termine che vorrei presentare, oltre a Bao Biao, che ho già spiegato, è il termine Juhua, che è il termine che invece è piaciuto, a quanto pare è quello che piace di più di tutti, a tutti gli utenti, tutte le persone che stanno leggendo il libro, perché non ce n'è stato uno che mi ha detto che non mi ha nominato questo termine. Per chi c'ha il libro, si trova a pagina 155, io me l'ero già segnato. Allora, Juhua vuol dire letteralmente crisantemo. E perché è così bello questo termine? C'è anche il Juhua Cha, quindi il tè di crisantemi, ma sta ad indicare nel linguaggio del cinese da strada, invece sta ad indicare l'ano. Proprio perché, essendo un fiorellino, il crisantemo, diciamo, come una margherita, quindi fatto da un piccolo centro col polline, tanti, tanti petali, così, va a ricordare un po', appunto, il deretano. E quello che succede anche è che, appunto, viene utilizzato poi per descrivere, invece, quello che è il simbolo della Huawei, che ha proprio un crisantemo stilizzato. E però, tornando appunto alla questione dell'amore appunto fra due persone omosessuali, ma non solo, cioè si usa il termine fare sesso anale, si dice letteralmente Bao Jiu Hua, che vuol dire far esplodere il crisantemo. E nel CDS appunto questo termine è spiegato in una paginetta, e noi come quasi ogni CDS mettiamo delle frasi d'esempio poi sotto, e c'è una frase che viene utilizzata in cinese per dire: quando vai, cioè, ricordati non fare nulla contro la legge, perché quando vai in prigione entri che hai un crisantemo e te ne esci che hai un girasole. Molto chiaro. In Italia non sono protetta, però vi do questa notizia. È orario aperitivo, va bene. Mancano magari minuti. Per concludere l'argomento velocissimamente, c'è anche una storia che racconta spesso anche Andrea rispetto a un altro termine che è legato all'omosessualità, che è quello di compagno, cioè il termine tongzhi, che viene utilizzato anche nei discorsi ufficiali come termine formale per dire compagni, tongzhi men. Adesso deve essere utilizzato più con cautela nella vita quotidiana, perché è arrivato a significare gay, quindi anche diciamo, questo fa capire come un termine così utilizzato anche in ambienti formali possa cambiare e diventare diciamo un termine not safe for work, diciamo. Infatti questa è stata proprio la prima figuraccia che ho fatto appena messo piede in Cina, subito, perché io poi ho studiato nei primi anni 90 su un libro pubblicato negli anni 80 che si chiamava Practical Chinese Reader, era un libro in inglese, non so se esiste ancora una versione, spero aggiornata. Però lì, dopo appunto la prima lezione in cui si imparava Ni Hao, la seconda lezione si imparava che ci si rivolgeva agli altri chiamandoli Tongzhi. E io, appena arrivato in Cina, subito mi sono rivolto al tassista che mi portava dall'aeroporto allo studentato chiamandolo Tongzhi. E questo, insomma, mi ha guardato piuttosto male, lì ho capito di aver combinato qualcosa, poi l'ho scoperto dopo. Quindi l'utilità del CDS sarebbe stata sicuramente ottima in questo caso. Anche salvarsi la vita o risparmiarsi un cazzotto in faccia, magari. mancano 5 minuti, 4 minuti. Volevo chiudere con una domanda. Ce n'è un'altra? No.
No, ok. Volevo chiudere, stavo leggendo la chat, una domanda sulla copertina di questo libro che ho scoperto essere Farina del Sacco di Antonio, è un Beijing bikini, no? Una di questi cinesi con la maglietta arrotolata e la pancia di fuori. E secondo me, io la interpreto come anche un messaggio, no, di spontaneità, cioè la stessa spontaneità che viene veicolata dal cinese di strada e che poi trova espressione anche estetica nel modo in cui il cinese di strada, spesso il cinese da strada si veste. Io francamente avrei voluto vederne di più arrivando in Cina di questa spontaneità. Cioè, sicuramente in parte per colpa mia, però sono arrivato in una Pechino, dal certo punto di vista, fin troppo patinata, e cioè in cui le nuove generazioni guardano a quel cinese da strada con un misto di disprezzo e, no? Sta perdendo un po' di questa creatività la Cina? Aiutateci in chiusura a guardare avanti, o il cinese, la Cina la conserva, questo tipo di spontaneità, forse di chi viene dal basso? Risponderei io, se Antonio non ha nulla in contrario. Io direi che sì, si sta un po' perdendo un po' di questa cosa, ma secondo me è un processo insito nello sviluppo economico. È chiaro che in questo momento viviamo in questa fase di passaggio in cui la Cina, non dimentichiamo, negli ultimi anni ha tirato fuori dalla povertà non so quanti centinaia di milioni di persone. È chiaro che succede anche quell'evento in cui c'è una persona ricca cinese che però ha avuto origini molto, molto umili e quindi si trova a girare magari col Ferrari, ma ancora, non so, non soffiarsi il naso nel fazzoletto, ma sputare per terra, avere l'unghia del mignolo lunga così, eccetera. Diciamo i cosiddetti cafoni arricchiti, anche di cui abbiamo parlato anche nel CDS. Il Beijing Bikini è uno di quei simboli un po' rappresentativi anche di questa cosa, in cui oramai è diventato quasi fuorilegge. Cioè, io mi ricordo che tra le cose che non si possono fare in questo periodo del Covid c'era anche segnato scoprirsi la pancia, che non ha nulla a che fare in realtà con la prevenzione alla malattia, alla trasmissione della malattia, però diciamo che i legislatori cinesi hanno colto l'occasione per buttare dentro questa cosa. Però c'è anche da dire che, come sempre, la Cina mantiene tante sfaccettature, e anche a Pechino, diciamo, basta girare un poco per trovare degli angoli di vecchia Pechino dove, appunto, davanti alla facciata bella, luminosa e nuovissima, appena andando dietro in un vicolo si può trovare un po' la Cina più verace. Chiudo anche dicendo che secondo me è un esempio molto particolare quello che ha fatto anche Filippo, ma perché cos'è successo l'anno scorso, se non sbaglio. Aiutami Antonio, non mi ricordo se era stato Dolce & Gabbana o qualche altro marchio italiano che aveva fatto una pubblicità, servizio fotografico, sì, Dolce & Gabbana, il servizio fotografico in cui negli Houton, sì, c'erano questi occidentali vestiti bellissimi, appunto, di vestiti di alta marca, e di fianco a persone cinesi del locali vestiti male. E quindi voleva essere, a mio avviso, una sorta di tributo a quello che è anche la Cina vera e verace, diciamo. Però i cinesi l'hanno vissuta male due volte, a mio avviso. Uno, perché diciamo stanno cercando di distaccarsi da questa immagine, e quindi anche loro magari si sentono in difetto, quando magari per noi occidentali è una cosa caratteristica, folcloristica, interessante, diversa, che ci attrae dalla cultura cinese. I cinesi invece vorrebbero più che altro distaccarsene e far vedere al mondo come invece sono diventati più moderni, internazionali, eccetera. E al tempo stesso c'è stata una questione, diciamo, un po' di razzismo intrinseco che i cinesi hanno vissuto nel confronto, diciamo, dell'immagine in cui c'erano gli occidentali vestiti bene e i cinesi vestiti male.
sono andati a proprio scegliere dei cinesi, non dico poveri, però dei cinesi magari della fascia un pochino più bassa della popolazione, e quindi ecco, è stata anche presa molto molto male. Senza poi contare tutto il caso Dolce Gabbana, che poi è successo dopo con i commenti su Twitter, eccetera. Ma quello è un'altra cosa, a mio avviso. E abbiamo raggiunto... Scusa. Antonio, prego. Noi invece il Beijing Bikini lo amiamo così com'è, senza pregiudizi di nessun tipo, e purtroppo constatiamo che ormai è una specie in via di estinzione, perché adesso lo portiamo anche il Beijing, perché esatto, noi abbiamo fatto anche un tutorial sul nostro canale YouTube. Jacopo insegna a indossare il Beijing Bikini, nonostante in realtà non abbia la pancia per farlo, insomma, se volete imparare a mettere il Beijing Bikini, e poi insomma la copertina potrebbe diventare un cimelio, perché se mai si dovesse estinguere come tradizione, avete diciamo questo ricordo. A parte che io sono in Cina da 2 anni e mezzo, hanno detto che lo vietavano più o meno 56 volte, poi in realtà... Vabbè, è un po' come col fumo, no? Quando hanno vietato per la prima volta le sigarette in luoghi chiusi, è stato credo per le Olimpiadi del 2008, nel 2016 ne stavano ancora parlando, insomma. Allora, siamo all'ora e mezza. Io vi ringrazio di nuovo per avermi invitato. Il vostro libro è bellissimo, credo che è uno di quei libri a cui leggendolo sento di aver capito un po' di più di questo mastodonte che chiamiamo Cina e che è così difficile da scalfire. Grazie per aver fatto il lavoro sporco di immergervi dentro per portarci fuori queste scintille. Il libro si trova ovunque, no? Posso dire, da Amazon, però se googolate cinese da strada vi vengono, se non volete Amazon, credo anche sul sito di Orientalia. Sul sito di Orientalia, Feltrinelli, e poi anche in alcune librerie. Ebook, io l'ho letto in ebook, visto che insomma in questi tempi qui non sempre si può andare in libreria. Grazie a tutti. Giulia, vuoi dire una parola di saluto? Grazie Filippo per aver guidato questa interessantissima conversazione con Antonio, Jacopo e anche Andrea. E sì, vorrei ringraziarvi a nome, diciamo, di tutti i ragazzi del consiglio, di tutti i ragazzi che sono stati con noi, perché ci avete fatto compagnia in questo sabato pomeriggio e ci avete fatto rivivere, almeno lo dico io personalmente, tante, tante scene di vita vissuta, tanti ricordi di quello che magari abbiamo sperimentato nelle nostre, diciamo, giornate in Cina. E quindi da parte mia c'è ancora più curiosità per andare a pensare un po', a tirare le orecchie per capire che cosa sta succedendo tutti i giorni, come la lingua cambia, come vive. E vorrei fare un unmute all, perché vorrei permettere a tutti di fare un saluto. E forse mi prendo un po' qualche tempo, scusate un attimo. Piano piano dovremmo essere aperti i microfoni, in modo tale che se vogliamo salutarci... Ti sto dando una mano anche io. Grazie. Boh, mi sembra difficile. Sì, ciao a tutti, complimenti. Ciao Federico, grazie. Ciao Federico. Bravissimo, ciao a tutti. Ciao Carlo. Grandi, speriamo di vederci presto di persona. Grande Carlo, grande Valentina. Grazie per avermi tirato in mezzo. È stato un piacere. Ciao Giulia, ciao a tutti. Ciao, grazie ragazzi. A tutti, grazie mille. Ciao tutti. Ragazzi. Ciao Ilaria. Io tra l'altro ciao, Ilaria, paro, perché Irene. Qua ci sono altre persone. Siamo tutti insieme qua. Non hai solo un muro dietro.
Bellissimo. No. Tra l'altro mi hanno chiesto anche dove fossi, perché sembrava, mi hanno detto, ma che sei in un bagno? Sta gente, guarda. In strada. Siamo qua. Sono in balcone perché lo sfondo del libro era un muro. Lo sfondo del libro era un muro, no? C'è un muro dentro, nella copertina in qualche modo. No, è uno futon. Sì, ci sono i muri, ma è uno futon. Vabbè. Bene, saluti. Ciao a tutti. Grazie ancora. A Filippo. Ciao. Grazie a Giulia. Grazie a Lagic. Siamo una squadra fortissimi. Grazie Lagic sempre. Grazie Lagic. Ciao. Ciao a tutti, grazie.